Benvenuti a Piazza Grande. Riceviamo, ma in questi ultimi tempi ne stiamo ricevendo di più, delle sollecitazioni per trattare alcuni temi particolari. Noi, per dire la verità, non siamo abituati tanto a seguire quelle che possono essere le sollecitazioni di quelli che ci ascoltano, perché abbiamo in mente dei progetti che sono dei progetti nostri, dei quali discutiamo spesso e per i quali progetti siamo anche disponibili a scendere in campo alcune volte anche a titolo personale. Sempre. Questa volta, rispetto ai temi che si potrebbero trattare e che non, almeno da parte mia, rinuncio a trattare per questa mattina, perché rispetto al piccolo evento che mette in una luce tutta diversa, sarà pure perché il tempo finalmente è girato al sereno, sarà perché c'è una certa aria particolare che ci avvolge, però non possiamo tralasciare il fatto che c'è una nave nel nostro porto che è l'Amerigo Vespucci. È una nave che, diciamo, è nella mente di tutti, dei giovani, dei meno giovani, dei vecchi, e che tutti almeno una volta vorrebbero vedere nella vita. Io non so fino a che punto ci sarà ressa al porto per vedere da lontano, per visitare la nave che attraccherà. So però che sicuramente quelli che andranno non rimarranno delusi. Questo evento non ha avuto però nessun riscontro nella popolazione. Caro Giulio, mi riesci ad indovinare perché? Hai messo a cuocere tanta, tanta carne. Lasciamo quella puzzolente, lasciamola, quella puzzolente, no, che ha riguardo, che ha riguardo a quelli carne, là che vogliono, si vogliono ficcare. La carne quella nuova. È come la pecunia. Non olet, non puzza, non c'è niente da fare. Tanto che uno dei proverbi più usati dal corglianese, di un tempo, diceva così: che la carne ha carne sull'osso, sopra le ossa bella appare. Per cui il problema della carne è superato. Ma a me ha colpito perché un tempo, quando non c'era manco il riso, le donne non mangiavano, per cui sulle ossa non riuscivano a mettere la carne. Ah. A me ha colpito invece l'inizio che tu hai voluto dare a questo nostro incontro di Piazza Grande. Riceviamo molte sollecitazioni. Negli ultimi tempi, hai detto, nelle ultime settimane, di sollecitazioni ne riceviamo ancora di più. Sì, sì, sì. Ho detto bene? Sì, sì. Bene. È così. Allora, io ti ascoltavo perché, innanzitutto, perché tu riferivi una verità, però il tuo dire mi metteva in una duplice condizione di gioia e di tristezza insieme. Di gioia perché se da sempre e negli ultimi tempi in modo particolare noi riceviamo delle sollecitazioni a dire, a prendere posizioni, a denunciare alcuni fatti, eccetera, beh, questo mi fa gioia, mi provoca gioia perché vuol dire che c'è qualcheduno che ci ritiene degni
di ricevere una sollecitazione, un problema. Nello stesso tempo, però, un po' di tristezza la sento, perché i dolori propri, le proprie preoccupazioni, le proprie ansie, i propri dispiaceri, sì, si possono affidare anche agli altri, però si dovrebbero anche alcune volte esprimere in prima persona. E allora lasciami dire una cosa controcorrente. Perché tanta gente affida non so a chi una sollecitazione? Perché tanta gente una volta nella vita, non dico sempre, tutti i giorni, perché insomma con un pizzico di coraggio non prende questa sollecitazione e la esprime in maniera pubblica e chiara, mettendoci la faccia? Probabilmente questo affidare agli altri, questo delegare agli altri, ci ha portati nello stallo in cui ci troviamo e probabilmente non lascia prevedere per il futuro prossimo granché di bello. Ma tu mi hai fatto pensare con questa tua riflessione, mi hai fatto riflessione pensare estemporanea, ad altro, ma... ed io tralascio quello che ti volevo chiedere, perché sono preso da quest'altra domanda che mi viene subito spontanea a farti. Perché secondo te, se è così, e credo che sia così, a Rossano per esempio c'è questa corsa a partecipare, come mia nonna diceva, capogliomero alle elezioni comunali. Perché? Perché alcuni anni addietro c'è stata tanta corsa qui a Corigliano, da noi, a partecipare alle elezioni comunali? Perché alcuni anni addietro a Cosenza, a Rente, ad Acri, nei paesi del nostro comprensorio, nei paesi che noi conosciamo? Sì, ma adesso non però, parliamo di Roma o di Torino. Adesso però, Giulio, perché adesso tante... però, scusami, perché? Adesso però, a Corigliano, e sappiamo come sono finiti quelli lì che facevano politica, a Rossano, e sappiamo come sono finiti quelli che facevano politica. Quando io dico come sono finiti, sì, non dico dove sono finiti non all'estero. Non c'è stato un seguito. Sono finiti in galera. Alcuni sono finiti in galera. Perché se c'è questa, sia a livello corianese, ma un po' anche in tutta Italia, c'è questa diciamo credenza che non è più una credenza popolare, che chi fa politica lo fa per arricchirsi, lo fa per andare a mettere le mani nella marmellata, sapendo però che allora, finisce sicuramente in gattabuia. Perché c'è questa corsa, e questa corsa ci sarà fra non molto, io mi auguro, diciamo alla scadenza naturale, fra 2 anni questa corsa ci sarà anche a Corigliano, perché la politica in sé, se fra 2 anni allora c'è la corsa, se prima dei 2 anni, perché accade qualche altra cosa, capito, questa corsa dovrebbe essere attenuata, dovrebbe almeno, essere attenuata. Almeno in quelle che sono diciamo così, capisco, le previsioni, perfettamente, le capisco previsioni perfettamente, normali. Capisco perfettamente, cioè se bene intendo, vuoi dire che se ci dovesse essere una fine traumatica di questa consiliatura, e allora dinanzi a quello che è accaduto molti si guarderebbero prima di fare un passo a candidarsi. Insomma, il procuratore della Repubblica, della DDA che c'è, sì, adesso, che potrebbe guardarsi, da un paio di giorni, sì, che ha preso possesso della sedia, non è uno questa di quelli, Catanzaro, sì, non è uno di quelli là che va tanto per il sottile. È il dottor, come si chiama, Gratteri. Sì. È quello che doveva fare, sbaglio, il ministro. Ah, che ha detto, ha dichiarato qualche giorno fa che, richiesto di un parere dalla Presidenza del Consiglio, ha dato la sua ricetta, ma la Presidenza del Consiglio non ha tenuto per niente conto
del parere da lui liberamente offerto. Mi sbaglio? No, ecco. Lo voleva il ministro e non lo è stato. Insomma, è uno di quelli con cui tutti fanno l'amore, ma nessuno se lo sposa. Allora, diamo per scontato che la consiliatura finirà alla sua scadenza naturale. Sì. E come per Rossano, anche a Corigliano ci saranno tanti personaggi in corsa per la poltrona di sindaco o per la poltrona più semplice di consigliere comunale. Perché ti chiedi? Perché la politica da sempre ha un suo fascino. Perché questo fascino... Ah, quindi ancora tu la vedi così? Sì, perché ha un suo fascino. Mi fa piacere. Che poi mi fa piacere che ci sono ancora le persone, certo, che pensano... Io penso così. La politica ha questo fascino, non è che il poi fascino... Che poi sotto sotto... Non è il fascino cattivo... Della pecunia che non buzza. Della dice. Pecunia che non buzza. Ma ci può essere... Non parliamo latino, dei certo, soldi. Ci può essere anche, come dire, un sottopensiero, non dico un retropensiero. Un sottopensiero come base, nel senso che alcune cariche oggi sono, diciamo, più che decorosamente remunerate, perché laddove un tempo si faceva il consigliere comunale per un miserevole gettone di presenza che non bastava neanche a prendere un caffè insieme a due o tre amici, oggi il gettone di presenza ha una certa consistenza. Ma non per i consiglieri però. Per i consiglieri. Parlo dei consiglieri. Laddove per gli assessori, per esempio, per gli assessori, c'era sì, un appannaggio, ma che rimaneva nella sua consistenza pressoché simbolico. Oggi, invece, l'appannaggio, l'indennità che sia di un assessore, di un assessore di un comune medio, beh, rappresenta uno stipendio dignitoso. Laddove il sindaco doveva pensare mille volte prima di ricoprire quella carica, perché fare il sindaco significava, per esempio, perdere del rinunciare tempo, ad un'attività, ad una professione, oggi il sindaco può fare questo passo tranquillamente, perché ha una indennità che supera lo stipendio o, come dire, il guadagno di un libero professionista. E poi anche un modo di farsi propaganda. E poi ecco, anche eccetera. Per cui io ritengo, al di là di queste ultime considerazioni che noi abbiamo fatto e che comunque hanno il loro peso, io ritengo che la politica conservi sempre un suo fascino mitico. E se no, dico io, e se no, mi chiedo, come mai oggi come ieri persone già di per sé illustri, prendiamo per esempio un Marino che diventa sindaco di Roma, uno scienziato di fama mondiale ritenuto nel suo campo, perché lascia la ricerca e la professione per andare a fare il sindaco di Roma? Sono quelle cose inspiegabili. Ecco perché dico probabilmente, per amor di Dio, perché poi non siamo noi, come dicevo ad un amico tempo fa per altre questioni, noi non siamo oracolo, però penso che la politica conservi ancora per molti un certo fascino. Attenzione, perché che la politica conservi un certo fascino è vero ed è positivo, però prima di fare un certo passo è bene che ognuno prenda le misure di se stesso, perché poi si rischiano figure più che brutte. Però finiamo diciamo così questa chiacchierata di oggi. Come spieghi il fatto che di fronte alla quasi certezza matematica che avere uno di questi posti, cioè fare il sindaco, fare l'assessore, fare il consigliere regionale, eccetera, attiri questi occhi che scrutano, sì, nelle minime pieghe per cercare di trovare il modo o
l'appiglio per metterti le manette. Perché c'è ancora questa corsa? Non dovrebbe essere, ma chi me la fa fare? Perché devo andare a sfidare? Perché sono tutti uguali? Mi prenderanno come gli altri? Penseranno che io lo faccio per questo? Si figurati, si crederanno che io voglio fare qualche cosa nell'interesse di Corigliano oppure della Piana di Sibari? Penseranno che... Ecco, perché non c'è questo... Perché... Il chiudersi in se stessi. Perché? E ogni tanto c'è questo che esce fuori. Una volta ti dissi... È insopprimibile questo sì, desiderio. Sì. Perché oggi viviamo in un'epoca, e ciò grazie anche alla facilità di movimento, di espressione, alla facilità di accesso ai mezzi, ai grandi mezzi di comunicazione di massa, noi riteniamo che tutto sia possibile. Ognuno può fare tutto quello che vuole. Una volta ti feci una richiesta, lo ricorderai senz'altro, ti chiesi una pagina per il mio giornalino, Veteranova, e ti motivai la richiesta dicendoti così: se tutti sapessero quanto tu hai scritto in vita tua, ti dissi così, se tutti sapessero quanto tu hai scritto in vita tua. Io ricordo. Ti ricordo studente, ti ricordo giovane. Diciamo che ho parlato giovane, di più che scritto però. Io ricordo anche quello che hai scritto. Che voglio dire? Voglio dire che una volta ci si proponeva a certe cariche, dopo avere tanto pensato, con una metafora, dopo avere tanto scritto e tanto parlato. Ora, non è che bisognava prepararsi scrivendo e parlando. Il commerciante si preparava esercitando, diciamo, bene che il suo commercio. Era la ciliegina che si aggiungeva alla torta che bisognava avere costruito bene, un po' alla volta. Ecco, ho voluto ricordare un dato personale che poi ho preso come metafora per dire ci si preparava. Ecco, ci si preparava. Oggi, e non me ne abbia qualche giovane, lo dico un po' per l'esperienza maturata, soprattutto nel campo professionale scolastico, vedo che c'è molta fretta. Anche alcuni accadimenti, come dire, recentissimi, mi confermano in questa idea. C'è fretta e la fretta genera ansia. E vedo che si impiega, non dico si sciupa, ma certe volte si sciupa anche, si impiega tanto tempo ad organizzare una certa coreografia, quando lo stesso tempo dovrebbe essere, come ho detto, come dire, qualche settimana fa ad un mio ex alunno, quando lo stesso tempo dovrebbe essere adoperato per studiare, per riflettere, e solo dopo proporci al voto della nostra comunità. Queste cose le dico che devo dire, non certamente con gioia, però le dico perché ritengo che così stiano le cose. D'altra parte le dico perché tu mi hai portato a fare queste riflessioni e queste esternazioni. Ad ogni modo, la speranza è sempre l'ultima a morire. Grazie. E grazie. Alla prossima. Grazie.